Signori, buongiorno. Oggi è domenica, mi sono alzato di prima mattina, penso che non succedeva da quando andavo alle superiori, per preparare loro. Oggi proviamo a fare le costine di maiale al forno, non ho un barbecue. Andremo a fare le costine di maiale, uno perché mi è venuta voglia, due perché me l'hanno chiesto su Instagram, me l'ha chiesto un mio caro amico di fargli vedere come si facesse. Probabilmente, credo e spero, possano essere d'aiuto anche a altre persone che vogliono provare a fare le costine di maiale in forno, che non hanno il grill, in una maniera abbastanza semplice. Apro e chiudo parentesi: non sono un maestro del BBQ, non sono un maestro della griglia, non sono un maestro della carne, sono solo un semplice amante delle costine di maiale che ogni tanto le fai, ogni tanto gli vengono benino. Cominciamo a farlo. Io ho già qui pronto tutto. È una ricetta non difficile, un po' lunga, poiché la cottura è abbastanza lunga. Quindi sì, la bolletta sarà leggermente salata, ma non salata tanto quanto saranno buone le nostre costine di maiale. Quindi il gioco vale la candela. Cominciamo con la marinatura, cominciamo con la pulizia e cominciamo con tutto quanto. Signori, lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, come ogni volta, vi volevo ricordare, per supportare il canale, di iscrivervi al canale accendendo la campanella, lasciare un like e commentare scrivendomi qual è la vostra portata da barbecue preferita di tutte. La mia, forse andrò molto controcorrente, sono le cosce di pollo dissossate e cotte semplicemente con sale, pepe, aglio e rosmarino. Sono una bomba. Lista della spesa. Allora, la lista della spesa è: io qui ho le mie spezie. Le spezie non è un dictatum che ci vanno queste o che non ci va niente all'infuori di queste, ma potete farle esattamente come volete, con quello che avete in casa, con quello che più preferite, cercare i vostri mix. Questo è il famoso rub. E in commercio ne vendono di più miscele, di più misture, ognuno lo fa in base ai suoi gusti. Io questo è quello che faccio solitamente, quello che piace a me. Voi potete provare a fare questo qui, oppure potete provare ad aggiungere e o a togliere spezie in base a quello che preferite. Io qui, per un rastrello di costine da circa 1,8 kg indicativamente, ho 20 grammi circa di paprika, un mix tra paprika dolce e paprika fumicata. Qui ho un cucchiaino di cumino, un cucchiaino di curry e una puntina di curcuma, dell'aglio in polvere, un cucchiaino, due peperoncini per dargli una puntina di piccante, e qui ho 20 grammi circa di zucchero integrale e 10 grammi circa di sale, a cui andremo ad aggiungere una puntina di senape e dell'olio di oliva. Io queste me le sono già fatte squadrare dal mio macellaio. Andiamo a togliere solo se c'è del grasso che reputiamo grasso in eccesso. Se vediamo che c'è tanto grasso in eccesso, lo possiamo togliere. Io questa partina qua gliela vado a lasciare, perché comunque gli va a dare una puntina di sapore. E andiamo a togliere la pellicola, che è la pleura, che ve la potete far togliere dal vostro macellaio se ve la toglie, oppure potete toglierla voi. È una pellicolina che basta andare sotto tra una costola e l'altra, vedete? E questa qua impedirebbe anche l'assorbirsi del nostro rub. Ne tiriamo via un pezzo e poi, adesso aiutandoci con uno scotte, l'andiamo a togliere. Fatto questo, mettiamo in un bicchiere olio della senape, le nostre spezie. Andiamo a mescolare ottenendo una sorta di pastello, e questo qua andiamo a spalmare con più facilità sulla nostra carne. Se c'è poco olio lo aggiungiamo. E adesso lo andiamo a massaggiare su tutta la nostra carne, così. E una volta fatto questo, una volta che siamo andati a condire le nostre costine, messe in salamoio, cosa facciamo? Le lasciamo riposare una mezz'oretta, mezz'ora, un'ora. Se lo facciamo in anticipo, se lo facciamo la mattina, chiaramente non è male, perché così la carne ha modo di profumarsi. Passato questo tempo, le andiamo a cuocere. La cottura che andremo a fare sarà una cottura bassa e lenta. Le andremo a fare le prime, direi, due ore e mezza circa, a una temperatura di circa 130 gradi, 140 al massimo. State un po' più bassi, forse è meglio. Andandole a girare a testa in giù dopo un'ora, ogni ora,
E passato questo tempo, in teoria ci dovrebbe essere creato un bel berk, che è la crosta esterna, la crosticina esterna. Se questa crosticina esterna, dopo questo tempo, ci soddisfa ed è quella che piace a noi, ci piace, passiamo alla fase numero 2, che è la fase di foil, ovvero andiamo a prendere le nostre costine, le mettiamo nella carta stagnola, gli aggiungiamo altri aromi che poi vi farò vedere, e andiamo a cuocere per un'altra ora e mezza, ultimando la cottura e facendo sì che la carne arrivi su per giù a 90 gradi, 92 gradi. Se non abbiamo un termometro, facciamo una prova, verifichiamo che il termometro o coltellino entri con molta facilità su tutta la superficie che abbiamo lavorato, e a questo punto qui andiamo a condirle, andiamo a glassarle con la nostra salsa, che dopo vi farò vedere come andremo a farla. Gli daremo l'ultima botta di cottura in modo che la salsa attecchisca bene e poi serviamo. Ci vediamo tra mezz'ora che inforniamo le costine. Dopo un'ora circa andiamo a girare e ripetiamo l'operazione. Allora, mentre il nostro astero di costolini sta andando, prepariamo la salsa che ci servirà per andare a spennellare il tutto. Volendo, potete o direttamente andare a utilizzare della salsa barbecue, o comunque una salsa che più preferite, oppure andare a farvela giocando sul principio del rub, ovvero andando ad arricchirla o farvela quasi da partendo da zero, addizionandola dei profumi che più vi piacciono, avendo così un mix vostro che rispecchia il vostro gusto. Io in un pentolino aggiungo la salsa barbecue, quella classica, circa 100 grammi, più o meno. Un cucchiaio da circa 10-15 grammi di zucchero. Un cucchiaio di miele che gli andrà a dare tipo lucentezza. Un cucchiaio di aceto di riso, o aceto a scelta. E una puntina di peperoncino. Mescoliamo il tutto e portiamo sul fuoco, cuocendo a fuoco dolcissimo, finché non arriverà al bollore. A quel punto spegniamo. Passate circa 3 ore, le nostre costine hanno un colore meraviglioso e cominciano già ad essere belle tenere. Adesso, fase numero 2, il foil. Disponiamo il nostro rastrello con la carne a testa in giù. Disponiamo in superficie dei fiocchi di burro, sciogliendo, ammorbidiranno e profumeranno la nostra carne. Volendo, qui possiamo andare a mettere degli aromi, delle erbe, del timo, delle erbe profumate. Io gli vado a mettere uno spicchio d'aglio in camicia. Adesso la carta forno, perché per quanto sia non vorrei che si creino componenti dall'alluminio. Un filo di miele. Li andiamo a chiudere a pacchettino e le trasferiamo nuovamente in forno per un'altra oretta, oretta e mezza. Occhio a non bruciarvi, e dopo circa un'oretta e mezza vediamo come sono messe. Guardate come entra bene. Il termometro mi segna che è a 96 gradi e quindi la temperatura è giusta. Però la prova che possiamo fare è questa qua. Adesso che entra perfettamente, vediamo l'ultima parte, ovvero la laccatura. Andiamo a glassare, le ultimiamo un altri 20 minuti circa e poi riposo e affumicatura veloce veloce. Siamo giunti alla fase finale, ovvero quella del riposo. Adesso tiriamo fuori le nostre costine e voglio far vedere un piccolo trucchettino per un'affumicatura molto rudimentale fatta in casa senza affumicatore. Io qui ho una placca con delle spezie che ho essiccato prima, è rosmarino e dell'origano. Le andiamo a mettere qui. Successivamente ci appoggiamo la griglia, diamo fuoco alle nostre spezie con un canello, copriamo la carne in modo che il fumo rimanga all'interno e vada ad affumicare appunto la nostra carne e faccia anche il riposo. Quindi riusciamo a fare affumicatura e riposo nello stesso tempo. È un'affumicatura molto rudimentale. Chiaramente se avete dei truccioli di ciliegio, dei truccioli di legno serio come si deve, potete farlo, però vi dico che male 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 non è. Copriamo le costine, diamo fuoco alle spezie. E il vapore che rimarrà incastrato sotto la nostra placca andrà ad affumicarcele. Guardate che laccatura meravigliosa. E dopo il riposo, finalmente, l'osso si sfila perfettamente. Raga,
sono letteralmente clamorose, si sciolgono, dolci. Signori, con questa vi saluto, sono di una succosità incredibile. Signori miei, il video è finito, io spero possa essere stato di vostro gradimento, che vi ha fatto venire fame e anche voglia nel provare a farle, perché obiettivamente non sono così difficili da fare e il risultato è assurdo. Dovete solo mettervi lì e avere una mattinata da dedicarvi. Io vi invito a supportare il canale lasciando un like, scrivendomi qual è la vostra portata da BBQ preferita e ad iscrivervi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video. Buon appetito!